Gara 2 che sta per partire qui al mio fianco, sempre Andrea Tomio. Ciao ragazzi. Andrea, sai che Torchio non è neanche in griglia di partenza, segno che ha avuto un problema grave. Palladino ha vinto gara 1, si è praticamente già laureato campione della Race Attack 1000, mentre partono i ragazzi in pista. Ci aspettiamo una gara diversa, magari con Scotti all'attacco che prova a vincere giusto per un gusto personale. Che sogno, dimmelo tu. Giusto così. E beh, perché insomma vincere è sempre importante. Io penso che, conoscendo Palladino... Lo conosci? Beh sì, infatti l'ho già passato. Perfetto, conoscendo Palladino... Sì, ma l'hanno scavalcato subito, ma tu porti sfide. Come porta sfide? Anzi, ha fatto, è andato larghissimo. È andato, no, l'ha passato, ma adesso lo... Adesso lo ripassa. Beh, abbiamo tutto per ripassarlo. No, beh, a parte gli scherzi, no, sicuramente... Gelsomino Papa prova a entrare dall'esterno. Non ci riesce. Va bene, comunque dicevamo... È un po' una gara, non so, è brutto da dire. È una gara a sé, perché appunto quando vinci praticamente così a tavolino, perché insomma il tuo diretto avversario rompe la moto. Però ti devo dire una cosa, Andre, Tocchio fa zero, l'abbiamo capito perché non è nemmeno partito qua. Sì. Occhio, perché diventa importante il punteggio di Gelsi, soprattutto per la challenge. Sai, questa, noi stiamo facendo riferimento sull'assoluta, certo, ma non sulla challenge. Ad esempio nei rookies Ivan praticamente sta scavando un solco rispetto a Crifò, e con quella terza posizione di prima, che equivale a una prima, sì, per la sua categoria, se dovesse missare vince tranquillamente la rookies, mentre tu stai studiando quei due. Sto studiando perché stavo guardando proprio la diversità delle traiettorie tra Scotti e Palladino. Ah, che è diventato impettito. Scotti cerca di fare la curva Palladino, molto rotonda. Palladino passa Scotti. Esatto, perché ve l'aveva detto Andrea Tomio, che Palladino non lascia niente al caso. Lo conosci per quello? Ma sì, vabbè, insomma, li conosco un po' tutti, però diciamo che... E qua però arriva sempre lungo. Senso, prima abbiamo scherzato. Lui, ma ti faccio adesso una domanda seria che ti chiedo da pilota. Poi seria da te non è tanto vabbè, seria. Vabbè, ho capito, allora non la fa. Allora diciamo che la domanda farla, semiseria. Non è magari che adesso evidentemente scarico di adrenalina e di concentrazione e inizia anche un po' magari a permettersi qualche errorino? No. No, cioè, non abbiamo visto che ha fatto la curva così in gara 1. Cosa può essere cambiato da gara 1? Che magari hai la pista? No. Magari cambia mentalmente il fatto che tu dici ormai sono campione. Ah, no, non ho detto una pirlata. No, però hai detto che guida in maniera un po' più blanda, nel senso che si permette di fare gli errori. Invece, secondo me, sta spingendo di più, che tanto adesso tra virgolette talmente non ha da perdere, e quindi tira. Magari fa degli errorini. Fa gli errorini, infatti guarda un po' qua come ha scodato quando siamo secondo giro Max Palladino. Abbiamo detto, lo stiamo continuando a ripetere praticamente da tre quarti d'ora, è già campione. Intanto ho visto una manina che va, è Eliseo La Rocca. Il quello che ti chiediamo è sempre chiaro, Andrea Tomio vorrebbe guidare la tua moto. Sì, voglio il CBR 1000 nuovo di La Rocca. Sì, voi dovete sapere che qua noi non siamo soli, lui sta parlando con tante persone intanto. Si guarda in giro chiedendo cose che non gli possono essere date. Vabbè, se trovate un CBR 1000 me lo portate a casa. Se lo portate per strada, glielo portate, tanto c'è qualcuno che va a vedere fuori dalla strada se trova un CBR 1000. Occhio alla sfida Ivan Crifò, perché quei due lì sì che combattono per il campionato rookies. C'è un bel distacco comunque, cioè dovrebbe svenire Ivan per vincere Crifò. Il campionato rookies, mi sembra che Ivan sia parecchio in gara, l'abbiamo visto, ma sembrava che fosse caduto qualcuno, invece no. Qui siamo con Corsaro, forse con La Rocca che è già molto dietro Corsaro, vuol dire che c'è veramente un distacco clamoroso. E beh, insomma, girava in 30. La Rocca ha girato in 32 nelle qualifiche, in 29 Corsaro. A questo punto confermano che c'è uno stacco totale, magari possono anche essere doppiati nonostante i pochi giri. Perché esatto, se fossero stati due o tre giri in più li doppiano davvero. Prima l'abbiamo visto, anche perché quelli davanti fanno uno sport a sé, mentre vediamo se Scotti prova a stare dietro in carena Palladino per cercare, se non altro, no, non ci sta per nulla. No, anzi, adesso mamma secondo mia, me si conferma un po' la mia teoria, che adesso Palladino adesso guida senza più la paura di perdere il campionato, quindi tiri, guarda già al terzo giro che distacco che mamma gli ha dato. Mia, un distacco bello profondo, io penso che ci siano anche 5 secondi tra i due, mentre imperversa là dietro la lotta tra Ivan e Crifò, con Ivan che però ha staccato in parte Crifò, che forse ha tenuto fino a prima, adesso mi sa che non ne ha più. Mi piacerebbe sapere in quanto lo voglio sapere in quanto sta girando Palladino adesso, in quanto sta girando Palladino, in quanto stai girando, io gliel'ho chiesto, vediamo se ci risponde. Esatto, prova a chiedere. Glielo provo a
chiedere. Tra poco e cercati i tempi, dai. Cerca i tempi. Vai, ragazzi, gli dai un dito a Tommy in quattro giri, si è preso tutto il braccio e il corpo. Cerca i tempi. La Rocca, fai una richiesta scritta. E gliel'ho già detto, gliel'ho già detto. Eliseto, lascia gli sta moto, poverino. Tanto, voglio dire, Tommy, io l'ho visto. È un bravo ragazzo. Bravo ragazzo, sì. C'è Red Bull, non fa niente di meglio che il decimo posto. Fa schifo, fa schifo. Però, dai, se potrei andare a fare la race attack. Sì, tanto differente. Dammi un po' di sicuramente. Non si lotta più per niente. Cioè, vediamo Gelsomino Papa che prova a scavalcare Bozzoni, non ci riesce, ma si sta mettendo lì alle spalle Franco Bollato. Prova in qualche maniera ancora ad attaccarlo, perlomeno si avvicina. Qual è la differenza tra una CRV e intanto sta parlando di affari suoi? No, stiamo cercando i tempi, stiamo cercando i tempi. E li abbiamo trovati, perché c'è qualcuno che ci aiuta. Qui con noi Palladino Varca, il quinto giro ha clamorosamente staccato Scotti, che si sta facendo, sta riemergendo con Ivan e Crifò. Potrebbe esserci una sfida nella sfida per la seconda posizione, mentre intanto sta chiacchierando amabilmente il nostro Andrea Tommy. Cercavamo i tempi, ma sono usciti quelli delle qualifiche. Calmo, cioè, diceva la buona Giusy Ferreri. Ma ho trovato te invece. Perfetto, vedi? Siamo veramente a cavallo. Intanto Palladino, adesso guarda, grazie Andrea, non ha fatto un solco più, un solco. Scotti addirittura potrebbe giocarsi il secondo posto con Ivan, ti dico solo questo. Beh, comunque Palladino già l'aveva dimostrato in qualifica, perché ha dato un secondo al secondo, quindi questo già fa capire che secondo me a questo punto in gara 1 lui stava, tra virgolette, gestendo la situazione, ok? Quindi adesso sta tirando da subito e proverà a fare quello che gli compete meglio, quello che sa fare meglio, spingere per chiudere bene questa gara. Mentre voi dovete sapere che qua imperversano le ricerche, ma adesso mi metto a cercare anche io, perché Andrea Tomio lo merita. In realtà mi crea una mazza, ma soltanto per darvi una breve spiegazione del fatto che la Race Attack 1000 sta girando ci arriveremo. Mentre intanto vediamo la partenza. Gelsomino Papa ha fatto una bella partenza. Tu hai chiesto i tempi, io te li sto dando. Eccoli qua. Bravo. Quindi, bene, adesso siamo al quarto giro. Ok, perfetto. Abbiamo proprio tutto. Un hai secondo visto? Distacco del. Hai visto? Adesso lui ha fatto al secondo giro 23-0 quasi. Ok. Sì. Quindi è quasi andato meglio. Un secondo e sette, meglio della qualifica. Meglio della qualifica, hai capito perché ha fatto un bel solco. Quindi lui, questo è per farti capire. Che è come se si fosse liberato. Esatto, si fosse liberato. Tu mi hai fatto peso. Fare tutto sto cinema per dire che si è liberato. Si è liberato. Esatto. Bravo Palladino, grande Max che ti sei liberato. Adesso però togliamo i tempi, se non vediamo tanto più la c'è gara. C'è il replay, c'è, voglio dire, possiamo vedere anche un po' tutti i tempi. Vedevo che adesso Ivan ha fatto il miglior giro 1:24.180. Nonostante tutto, il miglior giro di Ivan coincide con il manco il peggiore di Palladino per adesso. Esatto. Quindi vuol dire che viaggiano proprio su due. E su Scotti invece, Scotti vedi, si prende Scotti 24, viaggia secondo, proprio 24. Un secondo al giro. Infatti è a 5 secondi di distanza. Esatto. Cioè vuol dire che se tu sei bravo con le moto, io sono bravo con lo sguardo, visto che ci non sono in matematica, con lo sguardo. Grande matematico. Ok. Anche tu. Andiamo a vedere un po' il replay di slow motion di quella che è gara 2 della Race Attack 1000. Ce la stiamo prendendo un po' con filosofia e con estrema calma con Andrea, perché Palladino ha già vinto dopo gara 1 il suo campionato. Naturalmente ha stampato. Siamo in attesa in realtà, Andrea, come ti dicevo, di capire nei challenge, sì. Perché evidentemente rischia qualcosa a Torchio con Gelsi alle spalle, e è importante da capire il remoto se sta davanti a Gelsi, perché scavalca uno dei due, poi anche Torchio, o meglio Gelsi potrebbe scavalcare Torchio. È un po' astratto e complicato come giro, Andrea, ma te lo posso garantire, io che ho sotto mano i numeri, uh-huh. E lo sai che sono bravo con i numeri. Ivan invece dovesse chiudere così come sta andando, vince agevolmente la Rookies, Marius Ivan con alle spalle mettendosi Crifò. Te l'ho detto che Gioita faceva gli anni, sì, te l'ho detto gara 1, questo sì. È per far capire che perché volevi farmi fare una torta? Ok. Oppure magari ci offriva una pizza, guarda mentre qua, Palladino non ha messo un solco, ha scavato un solco rispetto a Scotti, che alle spalle Ivan e Crifò si sono cristallizzate là dietro le posizioni, sembravano più vicini a Scotti prima Ivan e Crifò. Sì. Ivan e Crifò si sono collocati in quella posizione, mentre là dietro vedo il remoto che scoda forte con alle spalle Gelsi, e lì la sfida per quanto riguarda come dicevo prima la challenge, perché Torchio non ha preso parte a gara 2 dopo quel problema di gara 1.
che lo è stromesso poi da, da tutto quanto. C'è anche da dire un'altra roba, almeno, almeno parliamo di qualcosa di diverso. Esatto, tanto. Sì, esatto, esatto. Più nulla. Esatto. Allora, Papa corre con una, ormai quando vedi sta moto. Papa corre con una moto diversa dal una moto diversa dal solito, quindi corre con una moto con il manubrio alto, non la classica moto stradale, ok? E niente, volevo dirti sta cosa qua, magari, magari te la vuoi comprare così per dire. Mi frega, anche me sinceramente è molto importante. Esatto, molto poi importante. È arrivano una, tanti tanti commenti, a me vedi questo che mi piace. È bello, momento. È bello. Perché tu vai a vedere la partita nel calcio, devi guardare la partita là come ti piace nelle moto. Eccolo qua, Papa che appunto ha appena sorpassato, e ricordiamo appunto che è una moto anche meno performante, con meno cavalli. Ah, quindi e nonostante meno, tutto, super meno, sorpasso meno, alle spalle di Bozzoni, sì, da parte di Gelsomino Papa. Come hai visto anche in gara 1 sul rettilineo, però sul rettilineo lo passavano, che fa fatica. Fa fatica, esatto, perché è una moto anche meno aerodinamica. Quindi non ha la carenatura, non ha il vetro, non ha nulla di tutto questo. Quindi meglio nel tratto misto, esatto, ma peggio poi nel rettilineo perché perde in cavalli, esatto, evidentemente. Esatto. Evidentemente siamo, tagliano quello che è il sesto giro, entriamo nel settimo giro con Gelsomino Papa, che abbiamo fatto un commento, una disamina tecnica. Sì, può sembrare abbiamo... strano, ma io e Tommy siamo riusciti a fare una disamina tecnica. Esatto, esatto. Facevano anche, adesso non credo che la facciano più, la categoria Naked, la facevano fino a un paio d'anni fa. E che si faceva classifica a parte, correvano dentro insieme, okay. E poi invece lui è andato avanti a correre con questa moto, si vede che si trova bene e anche, nonostante e anche per tutto, comodità è, anche per nonostante comodità. Tutto non sta girando, no infatti più come, cioè, senso, nonostante io ho capito che ha una moto di performance decisamente differente dalle altre, comunque riesce a tenere il suo decimo posto per la scavalcato Bozzoni quando, esatto, siamo live con La Rocca che sta tagliando adesso il traguardo del settimo giro. Quanta fatica per Eliseo La Rocca, veramente tanta. Qui cosa mi vuoi dire? Dimmi ancora qualcosa. No, stavo dicendo che comunque Papa con quella moto gli ha fatto 28.4, quindi che è un, tempo, un buon tempo, un buon, un tempo. Buon tempo, soprattutto rispetto ad esempio a tanti altri tempi, ho visto molto più, esatto, alti. Un po' più alti, sì. Un po' più alti, mentre Max Palladino si appresta ad affrontare il tornante, quello che apre poi in vista del rettilineo finale, sta per entrare nell'ultimo giro. Non ha grossi problemi, anzi forse ha diminuito decisamente, un po' diminuito, vedo che c'è un distacco. Quando ti fanno cenno che hai tipo 7-8 secondi dal secondo, puoi gestirtela. Beh sì, dai, cioè se ti butti per terra, voglio dire, cioè, ti cacciano via dal team. Non si dice forse, però, sai, sì. ho detto se uso il condizionale, se avete capito, usa il condizionale senza il verbo, usa l'ipotetica il buon Andrea Tomio. E allora ultimo giro con Max Palladino davanti, Scotti secondo, Ivan terzo, quarto Crifò, quinto Remoto, sesto Gioitta, settimo Gelsi, mentre là se la combattono in maniera importante anche soprattutto per la sesta posizione fondamentale. Poi faremo i calcoli a fine gara, Andrea, per quanto riguarda le varie sottocategorie, soprattutto perché nell'assoluta Palladino ha praticamente vinto. Aspettiamo che tagli il traguardo con alle spalle Scotti che probabilmente avrebbe potuto dare qualcosa di più, forse, però Varano, dico Andrea, quando doveva, avrebbe potuto dare un filo da torcere di più a Palladino. Ti dico la verità, mi sarebbe piaciuto vedere anche con l'altro pilota che si è fermato, con Torchio, perché era sicuramente una gara 2 bella agguerrita, sarebbe venuta fuori una gara agguerrita, sarebbero usciti forti, fortissimi entrambi. Mentre qui siamo, eccolo qui, bandiera scacchi, Max Palladino taglia il traguardo in maniera importante, il finale di gara 2 della Race Attack 1000, Scotti secondo, terzo Ivan. È praticamente fotocopia perché Torchio è uscito prima, esatto, primo, secondo, terzo, quindi andranno evidentemente sul podio tutti e tre, Crifò, Remoto, Gioitta, Gelsi, Baglioni, mi sembra Fabretti, Papa che chiude decimo, quindi molto bene, bene. Bozzoni, Corsaro, La Rocca. A questo punto Andrea, facciamo così, diamo linea a parco chiuso dove ci saranno le classiche interviste post gara, sì, e poi noi con una chiusa finale andiamo a fare un po', ricapitoliamo quella che è stata la classifica finale, uh-huh, che ha visto Palladino vincere nell'assoluta, ribadiamo Palladino, Scotti e Ivan primo, secondo e terzo, linea a parco chiuso, noi torniamo per la chiusa finale, a dopo! Siamo abituati alla vittoria di Massimiliano Palladino. Lui ci crede sicuramente.
stavolta ce l'abbiamo fatta. Campionato portato a casa e boh, andata bene, stavolta è andata bene. Dopo 4 anni ce l'abbiamo fatta. Dai, grande risultato, siamo contenti per te. Grazie. È un'escalation, ci vediamo la prossima stagione. Va bene, volentieri, grazie. Ciao a tutti, ciao. No, niente, è andato tutto male, non sono riuscito a trovare il feeling giusto con quella pista qua. Proprio mi sentivo nel vuoto, proprio non riuscivo a capire cosa dovevo fare. Ho visto dove sbaglio, dove perdo tempo, ho capito quello, ma non riesco a trovare il modo per recuperare quel tempo che perdo. Però sapevi che avresti incontrato delle difficoltà? Lo sapevo sì, perché ripeto, la moto ce l'ho da pochissimo, è una moto tecnologica, io sono abituato con delle moto un po' più nostrane che le gestivo io, questa qui invece è autodidatta, quindi devo capire, conoscere un po' l'inglese per sistemarla e io non sono tanto bravo. Beh, però ammirevole, perché hai provato, ci sei riuscito, comunque sei arrivato. Sì, ho cercato di girare, ho cercato di anche se perdevo gli altri davanti, o cercavo di capire dove perdo, cercavo di capire e poi inserire la moto in un certo modo, però niente, per adesso negativo, sono andato male veramente, mai andato così male da quando ho iniziato il trofeo, mai stato così indietro, mai. Dai, avrai comunque modo di recuperare, sì, nella prossima stagione, grazie. Spero proprio, grazie, grazie. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Eccoci qui con Andrea Tomio. Andrea, allora, vince Palladino, abbiamo già detto in fase di commento finale di gara 2, non c'è stata storia in gara 2, Andre? No, ha spinto forte, si è liberato insomma dal peso del campionato e ha dato il massimo per farsi una gara in solitario e divertirsi. Peccato, ti dico, io aggiungo per Torchio, perché ha mollato, sì. Poverino, probabilmente problemi di sicuro, moto, sicuro. Che ha alzato bandiera bianca, noi non possiamo far altro che dire. Allora, Palladino vince con 145 punti, Scotti a questo punto arriva secondo, Torchio terzo perché fa zero in quel di Cervesina. Comunque è arrivato terzo in campionato. In challenge Torchio vince, ho fatto il calcolo, di 2 punti su Gelsi. 100 Torchio, 98 Gelsi, 91 Fabretti, remoto 81. Nei rookies vince Ivan, l'avevamo detto, era una sfida con Crifò, 136 Ivan, 105 Crifò, terzo Giuditta, 61. Ciao ragazzi! Ciao.